1,1 milioni di euro per telecamere e vigilanza negli alloggi di proprietà ALER è quanto è stato stabilito in giunta regionale grazie all'approvazione di una delibera proposta dagli assessori regionali Riccardo Decorato e Alessandro Mattinzoli, che serviranno per acquistare e installare impianti di videosorveglianza, 800.000 euro, e per sostenere le spese per i servizi di vigilanza privata, 300.000. Le somme stanziate per il 2022 rientrano tra i progetti per la sicurezza dei quartieri di servizi abitativi pubblici, SAP. I progetti predisposti e attuali dalle aziende lombarde per l'edilizia residenziale ALER devono essere finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive e altri reati. La giunta regionale ha stanziato per le case ALER 1.100.000 euro per posizionare telecamere di sicurezza e mettere sorveglianza privata all'interno di alcuni caseggiati dell'area a Milano e in alcuni comuni della provincia. E l'obiettivo è quello di contrastare i reati e occupazione abusiva. Videosorveglianza 800.000 euro e 300.000 per il sostegno alle spese di vigilanza privata. Si tratta di fondi stanziati per il 2022. L'obiettivo è aumentare la sicurezza nelle case, nei grandi caseggiati dell'ALER. Telecamere e vigilanza quindi servono per segnalare all'autorità di pubblica sicurezza le occupazioni abusive entro le 48 ore, così da intervenire in flagranza di reato e sgomberare gli abusivi. Questo è l'obiettivo che ci poniamo e speriamo di poterlo raggiungere.